più di un anno e mezzo che vivono nella nostra città e nella nostra provincia. E oggi, a pochi giorni dalla scadenza del piano emergenza Nord Africa, e dove queste persone rischiano di rimanere senza un tetto sulla testa, senza un posto dove dormire, noi oggi chiediamo che venga riconosciuto loro, dopo il 31 dicembre, un percorso di accoglienza degna, un posto in cui stare e dei diritti nella città e nella provincia di Reggio Emilia. Oggi chiediamo al comune di Reggio Emilia che faccia un passo importante perché queste persone non siano più profughi, ma siano cittadini a pieno titolo della città di Reggio Emilia, riconoscendo subito la residenza. La residenza è il primo passo di accesso alla cittadinanza di una città. Il comune di Reggio Emilia non riconosce la residenza ai richiedenti asilo perché chiede loro il passaporto, un documento d'identità, ma queste persone non ce l'hanno e sono impossibilitate ad averlo. Superiamo questi tecnicismi che già la stessa legislazione lo fa, ma il comune di Reggio Emilia ad oggi si ostina a non riconoscere la residenza a queste persone. L'abbiamo denunciato con delle lettere, chiamando il difensore civico regionale, l'abbiamo denunciato all'ACNUR, ma oggi lo denunciamo a tutta la città, pubblicamente, nelle strade di questa città, e chiediamo residenza subito. Reggio Emilia è la nostra casa, Reggio Emilia is our home, Reggio Emilia è, se no, Trebizonde, Reggio Emilia libera, tutti liberi!